Ciao a tutti, oggi sono qua per aprire insieme a voi alcuni pacchetti che mi sono arrivati oggi. Alcuni sono ordini che ho fatto io, altri sono omaggi, quindi non vedo l'ora di aprire tutto. Tra l'altro mi sono accorta che è molto tempo che non faccio un unboxing, proprio perché quando mi arrivano queste cose io le apro subito perché sono molto 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 curiosa. Direi di partire con questo pacchettino che mi ha inviato una ragazza che fa segnalibri e accessori a mano. E è stata così gentile da mandarmi qualcosina da mostrarvi su Instagram, di cui vi lascerò poi tutti i link, i riferimenti qua sotto in descrizione. Si chiama Daisy Tulip. Tan 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 tan. Ma che carino, è tutto impacchettato. Guarda, già si intravede qualcosina, ma mi piace un sacco che è tutto così carino e floreale. Guardate che bello. Sono fatti a mano e secondo me sono veramente carinissimi. Il segnalibro è questo qua e come potete vedere ha un dettaglio floreale che è bellissimo, a me piace veramente tanto. Tra l'altro non avevo mai visto i segnalibri così, con tipo il timone, cioè la trovo una cosa particolare, mi piace molto. Anche la collana, come vedete, ha lo stesso dettaglio floreale, veramente molto carino. Secondo me è un accessorio delicato da tutti i giorni, veramente molto fine. Non vedo l'ora di sfoggiarlo perché mi piace veramente tanto. Grazie, grazie, grazie infinite Margherita, sei stata veramente gentilissima, adoro le cose che mi hai mandato, sei stata veramente carinissima. Se anche a voi piacciono, mi raccomando, qua in descrizione vi lascerò tutti i suoi recapiti. Un'altra cosa fatta a mano che ho acquistato però io su Etsy, non so come farvelo vedere in altro modo, è praticamente un bracciale in oro, in realtà sono due. Uno ha una medaglietta dorata, semplicissima, l'altro invece è liscio senza niente e nella catenella ci sono tipo dei nodini, è veramente molto carino. Mi aspettavo che fosse un unico bracciale che facesse il giro due volte, un po' come l'orologio che ho indosso della Swatch, perché effettivamente sul sito c'era scritto double. Però anche così mi sembra veramente molto carino. Io ultimamente sto portando pochissimi accessori, cioè mi vedete non ho mai nulla a parte l'orologio, proprio perché a me danno fastidio gli accessori troppo ingombranti e non so, ultimamente mi sono comprata delle collane veramente molto molto semplici con questo stile e quando le ho viste su Etsy ho detto questo grida fortemente Donatella, lo devo assolutamente avere e non vedo l'ora di sfoggiarlo perché anche in questo caso penso sia qualcosa di molto fine, chic, non lo so, mi piace tanto. Anche in questo caso vi lascerò il negozio da cui ho comprato in descrizione, anche se non si tratta di una collaborazione, è un acquisto che ho fatto con i miei soldini. Se non sbaglio questo pacco dovrebbe arrivarmi da Tunue. Quindi apriamoli insieme per vedere se effettivamente è quello che penso che sia. In teoria dovrebbe essere un fumetto che mi ha colpito tantissimo da subito perché è molto colorato, i disegni mi piacciono veramente tanto, è molto nel mio stile, tra virgolette, poi di un'autrice italiana. Vediamo un po' se è lui. Sì, è esattamente lui, Victoria. Ve ne avevo parlato anche sulla pagina Facebook che adesso ho incominciato a condividere con voi le uscite che attendo, i titoli che mi interessano. E questo è di Gaia Cardinali, come vi dicevo, edito da Tunue, nella collana Tipi Tondi. Ha un prezzo di copertina di 14,90€ e vedendo qualche tavola online mi sembrava molto carino, i disegni mi piacciono da morire. Adesso vi faccio vedere qualche tavola perché secondo me potrebbe incuriosire anche molti di voi. Ha uno stile secondo me molto da cartone animato ed è super colorato. Adesso, cioè, guardate che colori così sul viola e rosa, cioè stupendo, veramente bellissimo. Sembra una cosa veramente molto molto figa, non vedo l'ora di leggerlo. Altro pacco che mi è stato inviato questa volta da Shein, quindi si tratta di vestiti che vedrete presto in un video haul, indossati per bene insomma, però è arrivato oggi quindi apriamolo insieme. Non fa per me spacchettare. Questa volta dal sito ho richiesto due cose un po' più autunnali tra virgolette, perché in realtà questa maglia mi sembra molto leggera, adesso ve la mostro. Innanzitutto è un verde militare molto bello, assomiglia un po' a quello della tuta lunga che avevo preso, magari vi lascerò nelle schede il video in cui ve la mostro indossata. Ed è una maglia
molto semplice, leggera, a tre quarti, che va portata con le spalle scoperte. È una cosa secondo me molto carina, soprattutto abbinata ai mom jeans, quindi non vedo l'ora di provarla. Ad essere sincera, mi aspettavo un maglione un po' diverso, nel senso che dal sito sembrava un maglione invernale, mentre questo proprio da mezza stagione è leggero. Tra l'altro è larghissimo, cioè non riesco neanche a farvelo vedere tutto. È corto, cosa che dal sito non si capiva, e anche le maniche mi sembrano corte, quindi devo un po' inquadrarlo. Adesso così faccio fatica a immaginarmelo, lo dovrò provare. Su di me, io l'ho presa innanzitutto per il colore che mi piace veramente tanto e per il colletto che non è alto, non è a girocollo, è, secondo me è particolare ed ero curiosa di vedere come mi stava addosso, quindi vi farò sapere. Ultimo ma non per importanza, un pacchetto da Moolak, un ordine che ho fatto io proprio quando è uscita la nuova collezione Welcome September o qualcosa del genere, perché c'era una tinta che mi piaceva tantissimo e quindi ne ho approfittato per recuperare anche delle altre cose che volevo prendere da tempo. All'interno ovviamente c'è la cartolina che ringrazia per l'acquisto e il pacchetto tutto avvolto dalla carta Moolak. Direi di partire da una delle novità che mi incuriosivano di più, ovvero la nuova Velvet Ink. Questo colore si chiama Nice to Meet Ya e è un nude pescato, veramente molto molto bello. Ovviamente dovrò vedere come sta sulla mia carnagione, spero bene, perché ho visto un sacco di foto in giro e mi sembrava un colore meraviglioso. L'unica cosa che non mi fa impazzire è il packaging di questo prodotto. Io non avevo mai acquistato le tinte Moolak, è che è super plasticoso. Ed è già tutto graffiato e rovinato il packaging trasparente in plastica, nonostante fosse comunque in questo pacchettino qua è già tutto smaciullato, non capisco perché. Ho preso poi un prodotto in crema, ovvero Demetra, che è questo prodotto per il contorno occhi che serve a correggere l'occhiaia. È infatti aranciato e non vedo l'ora di testarlo perché adesso non tanto, però in inverno ho un'occhiaia tremenda, veramente brutta, e con il correttore si vede comunque l'ombra scura sotto, quindi spero che questo prodotto mi aiuti a correggere questo difetto. Ho preso poi due terre in polvere, ovvero Ipno e Morfeo. Ipno è leggermente più chiaro, mentre Morfeo è più scuro, e quella più chiara ho intenzione di utilizzarla in inverno quando sarò pallida, non avrò più questa abbronzatura, mentre Morfeo quando avrò un po' più di colorito sulla mia pelle. Era tantissimo che volevo provare le terre Moolak, quindi non vedo l'ora di testarle. E infine ho preso un illuminante, ovvero Get Rich Quick, che è questo illuminante dorato stupendo. Ho paura che sia troppo illuminante per me, ma non mi interessa. In quest'ultimo periodo sono fissata con gli illuminanti e siccome ne ho soltanto uno in condivisione con mia sorella e lei sta andando via di casa, dovevo recuperarmi un illuminante e ho deciso di provare questo qua perché mi incuriosiva particolarmente e vedendolo sulla pelle di tantissime ragazze e ragazzi mi sembrava troppo bello. Sono super entusiasta per questi prodotti che ho preso perché erano tutte cose che volevo provare da un sacco di tempo, però per un motivo o per un altro non mi ero mai decisa a fare un ordine, quindi non vedo l'ora di testarli. E questo era tutto. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se c'è qualche prodotto in particolare che vi incuriosisce, di cui vorreste saperne di più. Sicuramente vi parlerò prestissimo del fumetto e arriverà anche un video haul in cui vi mostrerò indossati i vestiti, però se avete richieste, consigli, qualunque cosa, mi raccomando, scrivetemi qua sotto. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!